Buona domenica a tutti e buon pomeriggio. Innanzitutto grazie della vostra presenza, seppur virtuale, ma la realtà di questo periodo, di questi tempi ci impone purtroppo di restarsene in casa e di mantenere le distanze. Vi do il benvenuto a una nuova rassegna, un'iniziativa innovativa, Aperitivi Doc. Il nome è indicativo perché comunque richiama l'ora di Addei, l'ora classica dell'aperitivo, anche se purtroppo, come dicevo prima, siamo tutti costretti a farcelo in casa, e Doc come i nostri vini, di cui siamo fieri e che continueremo a difendere, come abbiamo già fatto in passato, cercheremo di difendere e sviluppare anche per il futuro, ma è anche un bel acronimo, 10 ospiti conversano. Abbiamo pensato infatti a questa rassegna virtuale organizzando degli appuntamenti con 10 ospiti diversi che raccontano aneddoti, storie, ma entrano anche più nello specifico scientifico relativi appunto a diverse tematiche. Infatti abbiamo intenzione di riproporre questi incontri, queste iniziative anche in futuro, sperando appunto che siano di vostro gradimento e che la vostra presenza davanti al computer, davanti ai cellulari sia cospicua. Non voglio entrare nel merito dell'iniziativa, della giornata, perché poi ci saranno sicuramente altre persone più idonee di me, più capaci di me, che vi sapranno spiegare meglio di cosa parleremo oggi. Però un ringraziamento voglio farlo. Io vorrei ringraziare tanto i consiglieri comunali e prima di tutto amici, Gian Bertolini e Eugenio Castaldo, perché l'idea di questa rassegna virtuale è stata la loro. Nonostante io non mi occupi in prima persona di cultura e di iniziative di questo genere, però vorrei veramente ringraziarli perché è secondo me un'iniziativa innanzitutto innovativa, perché non mi sembra che tanti altri comuni o associazioni di paesi limitrofi le abbiano organizzati, anche se questo è un invito per organizzarlo, perché comunque più si fa cultura e meglio è per tutti. E secondariamente perché veramente ci hanno messo anima e corpo, una marea di tempo per poterlo organizzare e per arrivare al risultato che oggi vedete. Quindi il mio plauso va a loro e in generale a tutti gli altri amici e consiglieri comunali, a tutta la squadra, perché veramente sono stati veramente preziosi in questo periodo, mi sono stati di grande supporto e penso che anche voi ve ne siate accorti con tutta la comunicazione e tutte le iniziative che sono state fatte in questi giorni comunque difficili. Proprio riprendendo la realtà di questi giorni, il tema di oggi saranno le epidemie. Le epidemie a volte ritornano perché purtroppo questa, che addirittura è stata denominata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità pandemia, non è la prima e ahimè forse non sarà l'ultima che avremo a che fare nella storia dell'umanità. Epidemia che viene appunto spiegata da Paolo Mazzarello. Diciamo che non potevamo aver ospite più gradito e più consono per la situazione, innanzitutto per l'elevatura di Paolo e secondariamente perché, come molti di voi si ricorderanno e sapranno, Paolo Mazzarello è cittadino onorario di Mornese e questo non può che farci piacere e rendere lustro al nostro paese, perché avere un cittadino del suo calibro sicuramente è una cosa che non tutti possono vantare. Quindi niente, io non mi dilungo oltre, vi ringrazio ancora della vostra presenza, vi auguro una buona serata e un buon ascolto, di interagire con Paolo e con le altre persone che modereranno l'iniziativa. E niente, ancora grazie, buona domenica a tutti, buona serata e io vi lascio con un bel bicchiere di vino. Scusatemi, sapete che io sono su questo un po' semplice, non ho il calice che si vede in quel di Milano, ma a me piace comunque lo stesso bere il vino e me lo bevo in un bel bicchiere di acqua. Grazie a tutti, buona domenica a tutti, buona serata, buon ascolto e a risentirci, a presto. Siamo in diretta, benvenuti, buona domenica delle Palme a tutti, ringrazio il sindaco per questa introduzione e ringrazio Paolo Mazzarello che è il nostro ospite di oggi, come avete visto, avete saputo. Paolo Mazzarello, scrittore, docente all'Università di Pavia, medico, insomma una persona veramente poliedrica, ecco. Lo ringrazio per essere qui, come già detto, ma ringrazio soprattutto tutte le persone che mi hanno aiutato in questa impresa, da chi è venuta l'idea, da chi l'ha realizzata, dai contatti, in particolar modo Eugenio Castaldo e Desiree Anfosso e poi ovviamente anche il Simone per aver fatto questa introduzione. Non rubo altro tempo, anzi lo lascio direttamente la parola a Paolo perché sicuramente avrà da dire qualcosa di molto importante, sicuramente più importante di quello che ho da dire io. Grazie mille e buona visione. Grazie, partecipo molto volentieri a questa finestra, la chiamerei così, sul mondo delle malattie infettive e a ciò che ci può insegnare la storia. Grazie al sindaco che mi ha invitato, grazie a Gian Bertolini, ed Eugenio Castaldi e Desiree Anfosso che hanno pensato e organizzato questa presentazione. Ora, nella seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, come ha ricordato Adriana Bazzi in un articolo di qualche giorno fa sul Corriere della Sera, William Stewart, il Surgeon General, cioè direi la massima autorità statunitense in tema sanitario, avrebbe sentenziato: è tempo di chiudere il libro delle malattie infettive e di dichiarare vinta la guerra contro le epidemie. Un paradigma direi molto comune all'epoca, secondo il quale in fondo le malattie infettive non erano più un problema. Ma si sbagliava di grosso, come purtroppo stiamo verificando proprio in questo periodo. All'epoca però si poteva pensare, era un'epoca felice da questo punto di vista. Da circa 20 anni esistevano gli antibiotici avevano risolto problemi atavici, problemi antichi che avevano veramente flagellato la storia dell'umanità. Con gli antibiotici si potevano curare malattie infettive da sempre inagredibili dal punto di vista terapeutico, per esempio la sifilide o la tubercolosi, e poi soprattutto c'erano i vaccini che erano esplosi soprattutto nel corso del Novecento, ma che avevano una storia molto antica. Nascevano infatti nel 1796 con un medico, Edward Jenner, il quale aveva osservato che mungendo delle mucche in cui vi erano delle pustole molto circoscritte, particolari, casualmente infettandosi con quelle pustole le donne, erano di solito donne, le mungitrici, che si infettavano con quelle pustole sviluppavano poi una malattia molto simile a quella delle mucche, una malattia modesta che in pochi giorni passava e che però conferiva una immunità nei confronti del vaiolo. E proprio da lì nasce l'idea di utilizzare questa materia pustolosa delle mucche, iniettandola a soggetti sani, a persone sane, per sviluppare in loro una immunità contro il vaiolo. Dovettero poi si dovette attendere quasi 100 anni per avere la seconda vaccinazione significativa, quella di Pasteur, dapprima nei confronti dell'antrace e poi successivamente nei confronti della rabbia, con Pasteur che fonda anche l'Istituto Pasteur, che diventa il capofila sostanzialmente di tutti i tentativi di trovare nuovi vaccini. Esplode proprio questa procedura medica che ha sostanzialmente cambiato i destini dell'umanità, creando con l'invenzione, con la scoperta degli antibiotici, l'esplosione demografica in cui siamo immersi da oramai diverse decine di anni. Quindi diciamo si poteva guardare con una certa, come dire, tranquillità al futuro dell'umanità dal punto di vista delle malattie infettive con questi mezzi straordinari. Non c'erano ancora molte malattie resistenti agli antibiotici, quindi insomma le prospettive sembravano estremamente ottimistiche. È vero che c'era stata pochi anni prima, nel 1958, l'epidemia di asiatica, che aveva provocato 1,5 milioni di morti peraltro, ma poi si era spenta anche perché era stato trovato un vaccino, e nel 68 l'epidemia di Hong Kong che pur aveva provocato diverse centinaia di migliaia di morti, ma che poi si era esaurita e per la quale pure era stato trovato un vaccino. C'erano altre malattie negli anni 60, malattie significative, la poliomielite, che viene descritta a partire dal 1700, ha diverse esplosioni microepidemiche nel corso dell'Ottocento, diventa una malattia molto importante negli Stati Uniti negli anni 50 e soprattutto poi negli altri paesi occidentali alla fine degli anni 50 e con gli anni 60. Però anche lì, diciamo, la visione era ottimistica. Albert Sabin e Jonas Salk avevano identificato dei vaccini molto efficaci nei confronti della poliomielite. C'era ancora anche il vaiolo provocava ancora negli anni 60 e nella prima parte degli anni 70 milioni di vittime. C'è da dire però che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1967 decide che è oramai giunto il momento di debellare completamente dalla faccia della terra questa malattia che aveva funestato realmente la storia umana fino proprio dalla più remota antichità, fin da quando appunto c'erano delle memorie storiche registrate. E parte quindi una campagna nel 1967 per cui medici, funzionari, sanitari, infermieri raggiungono praticamente tutti i più piccoli villaggi della terra, naturalmente tranne alcuni villaggi della foresta amazzonica e della Nuova Guinea che erano inaccessibili, però sostanzialmente c'è veramente una capillare e puntuale disseminazione di questi medici, funzionari che arrivano e vaccinano sostanzialmente tutta l'umanità e di fatto il vaiolo sparisce dal novero delle malattie infettive dalla faccia della terra. L'ultimo caso spontaneo che si sviluppa spontaneamente è nel 1977 in Somalia, ce n'è un altro nel 1978 in un laboratorio inglese, però era un incidente di laboratorio. Da quel momento si decise che nessun laboratorio di ricerca poteva tenere il virus del vaiolo perché era troppo pericoloso e quindi il virus venne ristretto a 2 laboratori al mondo, dove tuttora si trova conservato per motivi di ricerca, il laboratorio del Centro per il Controllo delle Malattie Infettive di Atlanta in Georgia e il laboratorio di Kosovo in Russia. Quindi col 1980 si decide di interrompere la vaccinazione antivaiolosa. Ripeto, l'ultimo caso spontaneo di vaiolo 1977 in Somalia, passano 3 anni, oramai il vaiolo non è più presente sulla faccia della terra e quindi perché continuare le vaccinazioni? In fondo la vaccinazione aveva qualche lieve effetto collaterale e vi erano anche state delle complicanze talvolta, molto raramente, estremamente rari, ma di una certa importanza e quindi, visto che la malattia non esisteva più, si decise di interrompere le vaccinazioni. Quindi il 1980 lo possiamo prendere proprio come un anno che ci esprime proprio il vertice di una storia che la sanità aveva percorso da secoli e che era giunta addirittura a debellare completamente, prima volta nella storia, una malattia infettiva. È un anno che possiamo considerare in un certo senso un vero e proprio spartiacqua. Sembrava quasi che l'umanità dovesse marciare verso le, diciamo così, magnifiche sorti e progressive già messe alla berlina e ironicamente considerate da Giacomo Leopardi nel suo La Ginestra. Però proprio all'inizio del decennio degli anni '80 qualcosa di sconvolgente iniziò a insinuarsi nuovamente nelle comunità umane. E chi è nato come me negli anni 50 o 60 si ricorda bene la profonda senso di sconcerto, di inquietudine, direi di diffidenza e anche di paura che generarono alcune notizie provenienti dagli Stati Uniti. Una strana malattia aveva fatto la sua emersione, si era manifestata una malattia che si trasmetteva attraverso i rapporti sessuali e sostanzialmente per via sanguigna, anche quindi a causa delle trasfusioni. era l'AIDS, una malattia che viene segnalata nel 1981 da un medico americano che manda una nota al Centro per il controllo delle malattie infettive di Atlanta, si chiamava Michael Gottlieb, e 3 anni dopo Luc Montagnier all'Istituto Pasteur di Parigi e Robert Gallo negli Stati Uniti isolano finalmente questo nuovo virus. Ora ce ne sono stati però altre poi insorte successivamente. Nel 2002 la SARS, che è un acronimo per sindrome respiratoria acuta severa, dovuta a un coronavirus come quello attuale, la MERS nel 2012, la sindrome respiratoria del Medio Oriente e infine l'attuale Covid-19 dovuta al virus SARS-CoV-2. Ora vorrei soffermarmi un poco su queste malattie, a partire dall'AIDS, che nonostante le differenze sono legate da un minimo comune denominatore interessante, perché ci apre uno scenario sul rapporto dell'uomo con l'ecosistema, perché queste malattie, come vedremo alla fine di questa presentazione, non nascono così diciamo in maniera del tutto casuale, nascono perché c'è un qualche effetto antropico che l'uomo provoca nell'ambiente e che, di cui poi paga con un colpo di coda così terribile anche le conseguenze. Allora vediamo un attimino l'AIDS. L'AIDS, come ho detto, viene descritta nel 1981 e quindi uno si chiede, ma l'AIDS non esisteva prima? Cioè viene descritta nel 1981, ma dove arriva? Le malattie non è che arrivano da niente, la generazione spontanea degli organismi non esiste, se la malattia arriva deve arrivare da una qualche causa particolare. E qui c'è una storia affascinante che mette assieme la scienza e l'esplorazione scientifica antropologica sviluppata da alcuni scienziati nel corso soprattutto degli ultimi anni, al punto che le pubblicazioni significative che ci raccontano questa storia sono state proprio pubblicate non tantissimi anni fa sulle principali riviste scientifiche mondiali, Nature e Science in particolare. Allora, a qualcuno venne in mente che che esistevano dei sieri ed esistevano dei campioni di sangue in alcuni laboratori africani, lasciati lì, diciamo così, rimasti a seguito di prelievi fatti prima del 1980 e che poi erano stati utilizzati per fare dei test particolari, e poi il sangue era rimasto lì un po' anche sostanzialmente non particolarmente curato, ma tenuti lì quasi per inerzia. Allora, prendendo questi campioni di sangue si vide che erano presenti gli anticorpi contro il virus dell'AIDS già prima del 1980, quindi la malattia non esplode, non nasce nel 1981 con la segnalazione di Gottlieb, ma era già presente in precedenza ed era presente da decenni. Allora partirono una serie di diciamo, studi, di esplorazioni anche antropologiche nella zona del Centrafrica, anche perché si scoprì che gli scimpanzé, i gorilla, insomma le scimmie antropomorfe posseggono dei virus molto simili geneticamente al virus dell'AIDS, cioè la sequenza genetica dell'RNA di questi virus, perché sono virus a RNA, la sequenza genetica dei virus a RNA di questi virus delle scimmie e degli scimpanzé sono molto simili a quelli dell'AIDS. E facendo tutta una serie di ricerche, esiste sostanzialmente un orologio molecolare attraverso cui è possibile capire il momento in cui diciamo filogeneticamente due linee si sono separate, è stato possibile accertare che la separazione risaliva al 1908, ad anni molto vicini al 1908. Cosa è successo? Beh, questo ci proietta appunto in un problema di rapporti fra uomo e natura. Allora, Nella zona centroafricana solitamente gli scimpanzé, che sono ritenuti così simili all'uomo, non vengono macellati e non vengono mangiati, perché c'è una repulsione automatica, per quella che è la repulsione del cannibalismo sostanzialmente. Però ci sono alcune tribù limitate che invece praticano l'alimentazione, macellano gli scimpanzé e si alimentano delle carni di questi animali. E quindi risalendo a questo tipo di analisi, mettendole assieme alle ricerche di biologia molecolare, alla filogenesi molecolare di questi virus, è stato possibile appunto risalire ad un evento probabilmente di macellazione e un contatto quindi di sangue-sangue fra gli scimpanzé e l'uomo, e il virus è dunque passato così agli esseri umani. Ora, però a lungo il virus è rimasto nelle zone centroafricane, ha avuto poi una diffusione notevole secondo alcuni studi, non proprio totalmente dimostrati ma che sono molto attendibili, avrebbe poi avuto una diffusione notevole perché fra il 1921 e il 1959 venne somministrato in maniera sistematica a centinaia di migliaia di persone un farmaco arsenicale contro il protozoo per il tripanosoma brucei. Un tripanosoma, cioè un protozoo, un microorganismo che viene iniettato dalla mosca tsetse e che provoca la malattia del sonno. Allora, per prevenire la malattia del sonno venne appunto sistematicamente vennero effettuate queste serie di iniezioni. Però purtroppo all'epoca non esistevano le siringhe monouso che tutti noi conosciamo bene, ma io mi ricordo appunto quando mia mamma doveva fare un'iniezione, faceva bollire la siringa e poi veniva utilizzata. È chiaro che se però uno non è molto preciso, molto solerte e diciamo, diciamo l'effetto di bollitura non è adeguato, è chiaro che la sterilizzazione non è perfetta. E quindi qualcuno ha suggerito, ma in maniera direi anche supportata da molte prove, che una prima diffusione locale nel Centrafrica di questo virus sia proprio dovuta a questa mancanza sterilizzazione di queste siringhe. C'è poi da dire che nel 1960, con la caduta della colonizzazione belga sul Congo belga, quando Patrice Lumumba arriva al potere e fonda la Repubblica Democratica del Congo, il Congo era totalmente sprovvisto di medici, di funzionari, era totalmente privo di ingegneri e quindi chiese aiuto all'ONU. Allora, per non diciamo, riproporre un modello un po' coloniale, l'ONU mandò nella Repubblica Centroafricana del personale specializzato proveniente da Haiti. Gli haitiani sentivano le loro radici africane, parlavano francese come si parlava francese appunto nel Congo belga. Haiti non era diciamo, il paese devastato che conosciamo adesso da circa 30 anni, ma negli anni 60 era un paese, essendo anche una ex colonia francese molto legata alla Francia, con molti funzionari di discreto livello, e per questo motivo l'AIDS si diffuse notevolmente proprio ad Haiti. Infatti io ricordo bene quando proprio vennero fuori le prime segnalazioni che dicevano che l'AIDS era stato diffuso da un super diffusore, il cosiddetto paziente zero omosessuale, l'aveva diffuso proprio nel mondo omosessuale e poi nella popolazione haitiana. Poi si è visto che in realtà l'AIDS è assolutamente una malattia che non guarda al genere, non guarda all'etnia, è una malattia che basta che sia trasmessa attraverso il sangue e si diffonde comunque sempre. E diciamo che questo ci riporta però al rapporto che noi abbiamo con gli animali. Abbiamo visto appunto l'alimentarsi di animali che sono silvestri, che sono selvatici come gli scimpanzé, e quindi il passaggio di un virus dall'animale all'uomo. Questo ci riporta anche ad un concetto che volevo proprio descrivere durante questa presentazione, che è il concetto di salto di specie o spillover, il fatto che certi agenti infettivi che hanno un loro equilibrio ecologico all'interno di determinate specie in cui convivono in un certo qual modo, anche a volte con reciproco vantaggio da parte di entrambi, bene, queste specie qualche volta, quando trovano l'opportunità, l'evoluzione come noi sappiamo, quando trova delle strade ci si infila. Ebbene, il contatto fra specie di un tipo con specie di diverso tipo può talvolta provocare un'occasione per agenti infettivi. Evidentemente il virus analogo che c'era nelle scimmie mutò in un qualche modo e trovò un terreno estremamente favorevole di diffusione all'interno della specie umana. Passava in fondo da una piccola nicchia di qualche centinaia di migliaia di scimpanzé a milioni, anzi miliardi di individui da poter infettare in fondo e su cui potersi riprodurre. Quindi questo è un concetto fondamentale del salto di specie o spillover, che sostanzialmente è un termine che vuol dire tracimazione. Ora, lo stesso però in maniera diversa è capitato anche con la SARS, con questa malattia che si sviluppa nel 2002 nel sud-est della Cina, e anche con l'attuale epidemia di coronavirus. Allora, anche lì studi, diciamo, di tipo antropologico e soprattutto anche osservazioni, anche giornalistiche, hanno messo in evidenza come ci siano dei luoghi in Cina, i cosiddetti wet markets, che sono dei letteralmente mercati umidi, sono mercati in cui viene venduta la carne fresca, in cui accanto al pesce e diciamo alla carne appunto la carne fresca si trova, direi, la serie più improbabile di animali vivi, spesso, che vengono macellati al momento. Uno lo richiede e te li macellano al momento. E faccio un elenco di questi animali, è veramente incredibile per la nostra mentalità occidentale: topi, rettili, uccelli, pollame vario, pangolini, zibetti, pipistrelli, serpenti, salamandre, ricci, dromedari, scoiattoli, volpi, insetti, canguri, che arrivano ovviamente dall'Australia, comprati dall'Australia. Insomma, si tratta di una bolgia zoologica dantesca, veramente gironi infernali veri e propri. Ora, secondo alcune stime, in questi wet markets, per esempio nel wet market di Wuhan, che è un capoluogo che prima di questa epidemia pochi avevano sentito nominare, ma in realtà è una città di 11 milioni di abitanti, nella provincia orientale dell'Hubei, appunto in Cina. Ebbene, secondo certe valutazioni si potrebbero acquistare in questi wet markets circa 100 specie di animali selvatici, cioè silvestri, diversi. E questo perché? Perché è diventata una moda, è diventato uno status symbol per i ricchi cinesi il consumo di carne silvestre. Si chiama ye wei nella lingua cinese, questa moda di nutrirsi, di alimentarsi e di assaggiare, di provare queste carni esotiche. E questi sono dei veri e propri melting pot biologici, dove si tengono violentemente assieme, per esempio, i pipistrelli, la cui zuppa è considerata una prelibatezza, con zibetti, pangolini, serpenti e così via. Quindi qualcuno ha fatto notare come molto facilmente le deiezioni dei pipistrelli vanno a finire sotto e colpiscono i maiali, le anatre e i serpenti. E quindi è chiaro che il salto di specie che abbiamo visto è occasionato dall'avvicinamento forzato di specie animali che normalmente starebbero separate, ovviamente diventa un'occasione, e un agente infettivo, se trova l'occasione, magari nella ruota, nel tirare i dadi dell'evoluzione, nel 99,9% dei casi non riesce a fare il salto di specie, ma prima o poi viene fuori una variante che invece trova la possibilità di espandersi all'interno, appunto, di una nuova specie. Questo è probabilmente capitato anche con la MERS, che è sempre un coronavirus. Il coronavirus vuol dire un virus che ha un aspetto a raggiera, un po' tipo una corona. Anche la MERS, come la SARS e il coronavirus attuale, appunto appartiene alla stessa categoria virologica. Anche qui sembra che tutto sia nato da un contatto fra i pipistrelli, che sono dei serbatoi notevoli di coronavirus e anche di altri virus che infettano con le feci i cammelli, i dromedari soprattutto, e poi dai dromedari la malattia passa agli uomini. Sono malattie queste tre che abbiamo visto, le ultime tre, che colpiscono, diciamo, le vie aeree soprattutto, mentre il raffreddore colpisce, che è un rinovirus, colpisce soprattutto la mucosa nasale e le prime vie aeree. I virus influenzali di solito i bronchi, qualche volta, come purtroppo nel caso della influenza spagnola, anche gli alveoli polmonari, e invece il coronavirus pure può colpire, come ben sappiamo, in maniera estremamente modesta soltanto le prime vie aeree, ma può arrivare raramente, ma non così raramente purtroppo, anche a colpire gli alveoli polmonari, dando origine ad una polmonite virale. Ora, queste diciamo, malattie hanno messo all'ordine del giorno in un qualche modo dei problemi in realtà molto antichi. Dalla storia recente delle malattie infettive volevo proiettarmi a circa 10.000-12.000 anni fa, perché quello fu veramente un punto di svolta fondamentale nella preistoria umana, fu anche un punto di svolta fondamentale del nostro rapporto con l'ambiente e soprattutto un punto di svolta fondamentale per quanto riguarda l'origine delle malattie infettive umane. Allora, prima di circa 10-12.000 anni fa, siamo nel Neolitico, alla fine del Pleistocene, all'inizio dell'Olocene, fino a circa 10.000-12.000 anni fa l'uomo era raccoglitore e cacciatore, viveva in piccole tribù al massimo di 150 individui, si chiama numero di Dunbar, da Robin Dunbar, un antropologo che ha fatto questo tipo di studi, che sostanzialmente è il numero di membri in grado di sopravvivere assieme esercitando la caccia e la raccolta direttamente dall'ambiente. È chiaro che se sorge una malattia infettiva così casualmente in un numero così piccolo, vabbè, il numero viene colpito, però tutto si ferma lì, perché è un numero piccolo di individui che non trasmette la malattia ad altri individui sostanzialmente. Tuttavia cosa succede circa 10-12.000 anni fa? C'era stata la scomparsa dei grandi mammiferi su cui i cacciatori vivevano nel periodo precedente, il mammut, l'orso delle caverne, il bisonte delle steppe e il rinoceronte lanoso. Questi grandi mammiferi scompaiono, vengono forse per motivi climatici, ma più verosimilmente anche proprio a causa della caccia dell'uomo. L'uomo in un qualche modo si trasforma da raccoglitore e cacciatore, diventa domesticatore degli animali ed inventa l'agricoltura. Quindi è una trasformazione epocale che cambia l'ambiente, è veramente un effetto antropico straordinario. Chiaramente con la domesticazione di mucche, capre, pecore e maiali, i nostri predecessori potevano ottenere il latte, la carne, il letame e naturalmente la forza muscolare per arare i campi. Poi i vegetali, questa rivoluzione avviene soprattutto nella mezzaluna fertile, quindi i vegetali, il frumento, il miglio, il farro, siamo nella zona Iraq, Palestina, Israele, includendo anche l'Egitto. Indipendentemente questa trasformazione, che si chiama appunto transizione neolitica o rivoluzione neolitica, prende luogo anche in Cina con invenzione della cultura del riso e successivamente, attorno a 4.000-5.000 anni fa, anche in Centro America con la coltivazione del mais. Cosa provoca questa fondamentale rivoluzione? Beh, provoca un aumento delle risorse su cui le persone potevano vivere, hanno più alimenti a disposizione e quindi nascono le città, quindi nascono le grandi concentrazioni. Ma c'è un altro fattore importante dal nostro punto di vista di storia della medicina legata alle malattie infettive. Gli agricoltori vivono a stretto contatto con la loro spazzatura, con i loro rifiuti, con le feci, che possono inquinare le fonti di acqua della comunità e provocare l'emergere di molte malattie infettive per trasmissione orofecale. Gli stanziamenti attirano i roditori, i topi, che sono veicoli di malattie, la peste per esempio. La deforestazione lascia formare delle paludi che ospitano la zanzara Anopheles, che trasmette la malaria. L'aumento della popolazione concentrata in un luogo comporta la moltiplicazione del contagio. Però uno si può chiedere, ma se queste malattie non esistevano, da dove sono arrivate? Ebbene, gli studi di biologia molecolare hanno oramai chiaramente chiarito che la domesticazione degli animali ha provocato il passaggio di diversi agenti infettivi dagli animali agli esseri umani. Per esempio, il batterio della tubercolosi arriva da un batterio analogo dei bovini, il virus del vaiolo arriva da un analogo virus dei bovini, la malaria, il protozoo della malaria arriva dagli uccelli, ecco, il morbillo per esempio arriva da un virus della peste che provoca la peste bovina. E quindi questo fatto ci riporta di nuovo a quello che abbiamo analizzato subito parlando dell'AIDS, parlando delle malattie da coronavirus, cioè lo spillover. È chiaro che gli animali, una volta domesticati, diventano parte, per così dire, della comunità degli umani e non sono poi, successivamente, non sono più una minaccia dal punto di vista infettivologico. La vera minaccia c'è quando si mettono assieme in maniera violenta, in maniera predatoria, per così dire, specie che sono nate e sono programmate per vivere in contesti e in ambienti diversi. Con la rivoluzione neolitica, quindi, l'uomo inizia ad avere a che fare con grandi malattie infettive. Vi sono testimonianze, per esempio, nelle mummie egizie della presenza del vaiolo. Abbiamo riferimenti letterari straordinari e storici come quelli di Tucidide, che ci parla della peste di Atene 430 a.C., vi sono innumerevoli altre epidemie, 160 d.C. quella di cosiddetta peste di Galeno, nel 542 la grande peste, probabilmente peste bubbonica dell'imperatore d'Oriente Giustiniano, e poi ancora ovviamente la grande peste del 300 che arrivò a diciamo, falcidiare all'incirca un terzo dell'umanità. Ora, per finire, per concludere, direi che le malattie infettive zoonotiche in particolare, quelle, diciamo, la zoonosi si definisce come una malattia umana che arriva dagli animali e circa il 60% delle attuali malattie infettive sono malattie zoonotiche che non arrivano, ripeto, dagli animali domestici, ma arrivano da una violenza, da un diciamo, contatto irragionevole con specie che sono programmate e fatte per non vivere a contatto con noi. Quindi le malattie infettive zoonotiche sono delle ombre minacciose calate nel futuro del genere umano, che dipendono anche dai rapporti appunto violenti che si sono sviluppati fra uomo, animali e ambiente. Quindi è un discorso ecologico molto più generale quello che bisognerebbe fare quando si prendono in considerazione malattie infettive come quella attuale da coronavirus. Il turbare brutalmente gli equilibri ecologici può avere la conseguenza di sprigionare forze imprevedibili e dalle nefaste conseguenze che impongono realmente con urgenza una ridefinizione meno predatoria delle relazioni finora quasi solo opportunistiche ed utilitaristiche che l'uomo ha imposto alla natura. Io mi fermerei qui. Bene, abbiamo già qualche domanda, Paolo, che ci arrivano, siamo seguitissimi, siamo su un range di circa 100 persone che ci seguono, quindi è tutto, intanto ringrazio tutti quelli che stanno seguendo la trasmissione, la diretta, e abbiamo delle domande e qualche osservazione. Allora, la prima domanda che ci è stata fatta da Matteo, chiede se secondo te, Paolo, il caldo e l'estate potranno far diminuire questa pandemia. Mentre te ne faccio un'altra, così almeno magari rispondi insieme. Mentre Silvia chiede se le zanzare trasmetteranno il Covid. Allora, per il caldo non c'è una risposta sicura, è possibile però. Di fatto la SARS e la MERS diciamo, sono esplose e poi sono in gran parte implose per conto loro, direi. E questo purtroppo è un virus molto più diffusibile e quindi non si possono prendere come esempi proprio paradigmatici quelli della SARS e della MERS. Però diciamo, è un'ipotesi che è stata fatta, su cui non ci sono però dati sperimentali, anche perché il virus è stato isolato 2 mesi fa, è stato scoperto a fine 2019, ma sostanzialmente è stato caratterizzato all'inizio di quest'anno e quindi non ci sono ancora dati concreti, affidabili, riprodotti e riproducibili sulla resistenza, per esempio, al calore. Però è un'ipotesi che è stata fatta tenendo presente che molte sindromi di questo tipo effettivamente si riducono con il caldo. Le zanzare. Beh, questa è una domanda interessante e secondo me è possibile. È possibile perché, però è possibile soltanto se la zanzara morsica una persona durante la fase viremica. Noi sappiamo che l'incubazione dura, l'incubazione non si sa esattamente, però diciamo i tempi di quarantena previsti sono di circa 14 giorni, quindi nel periodo in cui evolve la malattia, che è di poche settimane, evidentemente esiste una fase viremica in cui il virus passa nel sangue, probabilmente, e insomma non si sa con certezza, perché sono tutte illazioni che si possono fare, però secondo me è molto probabile che in un ristretto periodo in cui effettivamente la persona ammalata debba evitare di farsi pungere dalle zanzare, utilizzando ovviamente le sostanze opportune. Bene, abbiamo altre domande, Paolo. Abbiamo un'osservazione molto curiosa, molto anche ironica, di Sergio, che innanzitutto subito chiede se come mai l'OMS non abbia ancora fermato questi mercati cinesi, e poi lui suggerisce di esportare il McDonald's anche in Cina in modo che si abituino a questo cibo spazzatura, ma che però risulta, almeno ci salva da questo tipo di cibi, da questo tipo di pandemia. Invece un'altra domanda che arriva, le leggo in diretta. Allora, Eugenio chiede se queste epidemie possono essere considerate una sorta di termostati degli equilibri e sviluppi demografici della razza umana. Mentre Giorgio, te ne faccio due così almeno magari risponde anche a quello, dice credo che rabbia e Ebola siano le malattie più letali, ma non si espandono molto. In particolare Ebola rimane confinata in alcuni stati africani. Come si spiega? Forse proprio la letalità elevata ne impedisce la diffusione? Dunque, allora, prima è quello del McDonald's. Beh, allora, il problema è che adesso il governo cinese in realtà ha bloccato la vendita di queste specie silvestri, selvatiche, e sono state completamente bloccate. Il problema è che c'è il pericolo che sia soltanto una chiusura temporanea, perché c'è un sacco di gente che vive di queste attività. E quindi diciamo ci vorrebbe un intervento molto duro. Probabilmente lo faranno, la Cina è in grado di imporlo dal punto di vista politico, perché essendo un paese diciamo non democratico molto probabilmente avranno la forza per imporre questo tipo di limitazioni. Però non si può dire, ecco, perché anche dopo la SARS, perché si era già accertato che la SARS aveva preso origine da questi wet markets, purtroppo però alla fine questi mercati si sono sviluppati lo stesso, sono fioriti lo stesso moltissimo. Poi la domanda di Eugenio era sul fatto che il virus potesse essere considerato quasi come un regolatore, diciamo così, della demografia umana. Beh, diciamo, ci sono dei meccanismi automatici. Quando aumenta, quando esplode troppo la popolazione, quando i comportamenti non sono, per così dire, armonici rispetto alla realtà in cui si vive, ci sono delle retroazioni negative e, del resto anche all'inizio, durante il periodo della transizione neolitica che abbiamo, di cui ho parlato prima, beh, anche lì l'esplosione demografica però ha provocato un'ecatombe di morti dovute alle malattie infettive che sono esplose proprio grazie a questi contatti molto stretti delle popolazioni e dell'epoca. Io non ne farei un discorso, diciamo così, generale. Ci sono situazioni e situazioni. Sicuramente le malattie infettive in certi momenti della storia sono esplose a causa della densità della popolazione e per esempio la concentrazione nelle trincee durante la prima guerra mondiale è stato un fattore sicuramente favorente l'esplosione della epidemia di influenza spagnola, però non c'è una regola generale, direi. Domanda sulla rabbia e su Ebola. Dunque, la rabbia non si può espandere perché si diffonde attraverso il morso dei cani o anche dei pipistrelli, cioè dei mammiferi infettati dal virus. Il virus modifica il comportamento del mammifero in cui va a inserirsi, in cui va a vivere, diciamo il mammifero diventa estremamente agitato. Viene detto appunto per esempio di un cane idrofobo, perché ha una repulsione per l'acqua, anche solo la vista dell'acqua provoca degli spasmi dolorosissimi esofagei e quindi istintivamente si allontana dall'acqua, ma diventa anche molto aggressivo e attraverso questa aggressività il virus, attraverso la saliva, si diffonde da cane a cane o cane uomo. Esiste la rabbia silvestre che colpisce i pipistrelli, per esempio, le volpi, i lupi, e anche qui però ci sono degli aspetti, quindi diciamo la diffusività non è elevatissima, bisogna avere un morso, bisogna che un mammifero ti morsichi e ti trasmette la malattia. Però c'è una diciamo una notazione molto interessante anche rispetto a quello che ho detto prima in relazione allo spillover, diciamo in relazione soprattutto alle zoonosi, e cioè cosa è successo in certe zone, per esempio dell'Amazzonia o del Perù. La distruzione della foresta amazzonica ha fatto sì che alcuni gruppi di pipistrelli che vivevano succhiando, i cosiddetti pipistrello vampiro, che succhiavano il sangue di mammiferi presenti nella foresta, con la distruzione della foresta questi mammiferi sono scomparsi. Allora di notte questi pipistrelli andavano a morsicare le persone che dormivano tranquillamente. E per esempio in Perù, ma anche in un'isola sul delta del Rio delle Amazzoni, ci sono state alcune decine di casi di rabbia dovuta proprio al morso dei pipistrelli. Ma è chiaro che la diffusività non può essere molto elevata. Anche quella del virus Ebola è una diffusività che deriva più che altro dal consumo di carne infettata dal virus. E naturalmente, ovviamente, con la trasmissione anche per via ematica, ma diciamo la via di trasmissione non è così immediata come avviene con il coronavirus. Il coronavirus passa direttamente attraverso le cosiddette goccioline di flughe, che sono le goccioline che ognuno di noi emette quando parla. Sono delle micro goccioline che vanno a finire nell'atmosfera, in cui va la particella virale di coronavirus. Allora, questo meccanismo non è così importante per il virus Ebola, e la sua quindi infettività è decisamente minore. per fortuna. Bene, abbiamo altre domande, le sto raccogliendo una dopo l'altra. Allora, Gianna chiedeva come mai è così contagioso, sempre presumo il coronavirus, e si moltiplica all'interno della saliva, mentre Gabriella chiedeva se c'è e qual è una differenza tra il SARS e il coronavirus attuale. Se vuoi ho altre domande o preferisci rispondere a questa? Preferisco rispondere a questa. Va bene. Dunque, allora, come mai è così diffusibile? È una particella virale che ha alcune componenti che la rendono estremamente in grado di attaccarsi alle cellule umane della mucosa orofaringea e bronchiale, insomma, soprattutto lungo le vie respiratorie. È un virus che sopravvive un po' di ore dopo l'emissione e rapidamente infetta le cellule. Il meccanismo dei virus è quello di entrare nelle cellule, di utilizzare l'apparato replicativo delle cellule, in un qualche modo parassitandole a loro vantaggio, e quindi le particelle virali si riproducono in maniera così rapida. Quello della SARS è molto simile in effetti, però ha una minore diffusività, cioè di fatto è un virus che anche se ha una mortalità superiore, almeno così pare, ci sono state, mi pare, diverse migliaia di casi, ma diciamo attorno complessivamente forse ai 10.000 casi, e la mortalità era decisamente superiore. Questo perché il virus penetra a livello delle piccole vie aeree, arriva fino agli alveoli polmonari, riempie gli alveoli polmonari di un processo infiammatorio e provoca una polmonite virale che ha tra l'altro un quadro molto caratteristico e che diciamo sostanzialmente è un po' anche un minimo comune denominatore di questi coronavirus, perché poi alla fin fine sia il MERS, sia la SARS, sia questo coronavirus hanno alla fine possono essere estremamente letali quando provocano proprio questo tipo di polmonite virale. La differenza è solo dovuta al fatto che proprio nella diffusività, nella capacità di attaccare le cellule, di penetrare dentro le cellule e di replicarsi, questo ultimo coronavirus, che è il meno letale probabilmente dal punto di vista percentuale, è però quello che ha la maggiore diffusività. Bene, allora abbiamo altre domande. Innanzitutto mi scuso se non ho letto la domanda di qualcuno, ma purtroppo io ne riesco a leggere 3 o 4 per volta e poi mi spariscono. Se a qualcuno non abbiamo risposto, lo prego di rifare il commento, che almeno me lo segno sul foglio. Allora, Mirella chiede se è pericoloso per chi può essere più pericoloso per chi è affetto da sclerosi multipla, mentre Enrico chiede, dal momento che dice che ci sono delle news sulla diffusione del virus non solo attraverso lo starnuto ma anche attraverso il ricircolo dell'aria, esempio riscaldamento ad aria oppure condizionatori, chiede se questa notizia è vera oppure no. Ecco, queste sono le due domande. Allora, la prima domanda: non c'è alcuna evidenza, assolutamente non mi risulta che diciamo il virus sia più patogeno in chi ha la sclerosi multipla. Naturalmente dipende però dalle cure che uno fa. Se si fanno delle cure immunosoppressive diciamo di un certo tipo, allora potrebbe darsi, anche se non ci sono dati, lo dico sul piano medico più generale, però è indubbio che se qualcuno fa una terapia in cui si toccano i meccanismi immunitari e c'è una immunosoppressione, è chiaro che allora in quel caso lì, non per la malattia ma per la terapia che si fa, potrebbe essere un po' più minaccioso. Però direi che non ci sono dati assolutamente. Sul ricircolo dell'aria Io penso di no, diciamo istintivamente, perché il ricircolo dell'aria fa sì che l'aria comunque cozzi contro una serpentina in un qualche modo, e allora le gocce, le goccioline dovrebbero andare a finire a impattare contro questa serpentina, e quindi non dovrebbero in un qualche modo conservarsi e dare origine ad un'infezione. Dipende però com'è il condizionatore d'aria, dipende ovviamente se una persona si trova proprio lì vicino a una distanza altrettanto vicina c'è qualcuno che è affetto dal virus, che parla e l'aria viene catturata, allora sarebbe teoricamente possibile. Però secondo me è abbastanza improbabile, appunto perché comunque l'aria fa un percorso diciamo così tortuoso, e quindi in questo percorso tortuoso le goccioline dovrebbero cozzare contro le pareti e aderire alle pareti prima di andare a finire diciamo al di là e quindi infettare. Bene, allora abbiamo una domanda più personale. Silvana chiede se queste epidemie potranno essere uno spunto per il tuo prossimo libro, mentre Emanuele chiede se come mai ci sono zone più colpite di altre. Allora, no, non penso proprio, cioè ne terrò conto probabilmente, perché comunque è un'epidemia che diciamo ha un po' rivoluzionato davvero molte idee che si avevano sulla scienza, sul progresso umano, sul rapporto uomo-ambiente. È una epidemia unica, direi, nella storia, perché ognuno di noi è isolato a casa sua. Potete immaginare quanti spunti di libri nasceranno da queste vicende, quante persone si sono magari ritrovate diverse a contatto dalla mattina alla sera con persone che si vedevano quotidianamente, ma che vederle veramente continuamente dalla mattina alla sera implica vederle sotto una nuova luce in un altro modo. Quindi indubbiamente gli spunti sono tantissimi, però non penso che sarà proprio materia specifica di un libro, anche se sicuramente ne terrò presente. Invece, scusa, l'altra era? Allora, l'altra domanda era perché ci sono zone più colpite rispetto ad altre. Allora, questo diciamo è in parte un mistero, cioè c'è il mistero Lombardia soprattutto, perché in realtà se uno guarda poi l'epidemiologia generale, in realtà non vede poi questa enormi disparità, cioè sono disparità che esistono, ci sono, ma che si possono spiegare con il campionamento, con i rilevamenti magari più precisi, più oggettivi in certe zone. C'è poi qualcuno che sostiene che in realtà la Cina non abbia dato tutti i numeri giusti, soprattutto dei decessi, e che si sia ancora in attesa di averli in maniera precisa. Quindi quello che invece è un po' effettivamente un mistero è il caso Lombardia, perché la mortalità appare molto alta. Allora qui ci sono state fatte anche molte ipotesi, qualcuno ha sostenuto molto semplicemente che in realtà i casi di positività sono molti di più, perché i casi di morte li vediamo, quelli sono più o meno diciamo dati precisi, ma i casi su quelle morti lì di positività globale sono probabilmente sono molto sottostimati, il che farebbe pensare che in Lombardia in realtà gli infettati da questo coronavirus siano molti molti di più, perché secondo le stime epidemiologiche sostanzialmente diciamo una persona su 20 va a finire in ospedale e forse il 2% va a finire, 2-3% va a finire in rianimazione e ci lascia la vita. Questo secondo appunto alcune stime. E se uno guarda i numeri della Lombardia vede che i numeri sono completamente diversi. Quindi è possibile che il campionamento non sia ancora preciso, cioè che il numero di positivi sia molto molto superiore. Noi conosciamo sicuramente il numero dei morti, però il numero dei positivi, se si andassero a vedere tutte le persone che sono a casa, magari con una sindrome influenzale, a cui non viene fatto, almeno fino a pochissimo tempo fa, non veniva fatto automaticamente il tampone, non veniva fatto neanche la ricerca degli anticorpi, quindi è probabile che il numero dei positivi sia in realtà molto superiore, il che quindi ci riporterebbe ad una normalizzazione anche dei numeri della Lombardia. C'è da dire poi che l'Italia ha comunque complessivamente dei numeri più alti di persone che decedute per il coronavirus, forse anche perché siamo una società in cui la distribuzione delle età è molto spostata verso le età più avanzate. Noi sappiamo che il virus è mortale soprattutto a partire dai 60 anni in su, ci sono casi anche ovviamente di 50 anni, anche di 30 anni, e forse e qualcuno ha descritti anche di età ancora precedenti, però il gran numero dei decessi è sopra i 60 anni ed effettivamente la popolazione italiana e anche la popolazione lombarda, forse più al nord che al sud, è una popolazione che proporzionalmente ha molti più anziani di giovani, e per questo motivo forse anche le percentuali di mortalità sono più alte. Allora, ci sono altre domande, Paolo? Allora, dato che abbiamo parlato di libri e di letteratura, Eugenio chiede se ci sono similitudini, ora non so se a livello medico, sicuramente ci sono state delle similitudini a livello descrittivo e narrativo per quanto riguarda la caccia agli untori, eccetera, però lui chiede se ci sono similitudini con la peste raccontata dal Manzoni. Mentre Giuliana, a proposito di quest'ultima domanda, chiede se c'è un rapporto con l'inquinamento, con lo smog. Mentre Ada chiede se dovremmo aspettare il vaccino per tornare alla vita normale. Mentre Anna chiede se probabilmente se avessimo adottato tutti le mascherine prima, cioè all'inizio, da subito, se probabilmente questo contagio si sarebbe potuto, se non evitare, ma comunque ridurre. Dunque, allora, la peste del Manzoni, ma in realtà diciamo era una malattia diversa. Intanto si capiva immediatamente che chi aveva superato la malattia era resistente alla malattia. I monatti erano appunto persone che avevano subito la malattia, erano sopravvissute alla malattia e quindi venivano mandate a portare gli ammalati nei lazzaretti oppure i cadaveri nel cimitero. Questo è un virus, diciamo, la peste era dovuta a un battere, Yersinia pestis o Pastorella pestis, questa invece è dovuta a un virus. Purtroppo i virus, soprattutto i virus a RNA, come questo virus, ci sono due categorie di virus, i virus a DNA e i virus a RNA, poi esiste una terza categoria che sono i prioni, ma è un'altra faccenda che non ne parlo. Allora, i virus a RNA sono virus molto labili, che mutano molto, e la loro labilità non li rende meno pericolosi, li rende molto più pericolosi, perché mutando molto, facilmente in questa lotteria, diciamo così, dell'evoluzione si può generare una variante virale che è più resistente alle condizioni e si diffonde più facilmente. Direi che non c'è una similitudine con la peste del Manzoni in questo senso, perché intanto la mortalità è enormemente diversa. La peste provocava percentuali veramente altissime di decesso. Questo per fortuna no, anche se ha una percentuale significativa. Poi l'immunità in questa infezione non è ancora chiaro se è un'immunità perenne, se è un'immunità almeno in una fase precoce stabilita, insomma direi che sono malattie molto molto diverse. L'inquinamento. Allora, uno studio ha effettivamente proposto che le particelle inquinanti, sia umide che secche, possano diciamo, far da carrozza di trasporto per trasportare il virus, e che quindi il fatto che in Lombardia, per esempio, o anche in Cina, dove l'inquinamento era molto elevato, ci sia stata una diffusione piuttosto rapida del virus è stata messa in relazione appunto con lo smog e con l'inquinamento. Il vaccino? Beh, il vaccino probabilmente verrà fatto, per quello che ne so io non sono un virologo, diciamo, vedo il problema dal punto di vista storico, però sono stati fatti i vaccini per altri coronavirus, quello per la SARS è stato pronto quando oramai l'epidemia era passata, e quindi io penso che verrà fatto, penso anche abbastanza rapidamente, perché possiamo immaginare la situazione in cui si trova attualmente l'intero globo terracqueo, l'intero pianeta bloccato da questo piccolo corpuscolo contagioso. Per inciso apro una piccola parentesi, questo è proprio uno degli esempi in cui un battito d'ali di farfalla in Giappone provoca un tornado in California, cioè se pensiamo che a causa di un banalissimo passaggio virale da un pipistrello probabilmente, forse al pangolino, forse allo zibetto e quindi ad un uomo, c'è stata poi una diffusione così catastrofica e macroscopica a livello mondiale, proprio come una palla di neve che rotola, all'inizio è niente, ma poi rotolando diventa una valanga vera e propria. Poi l'ultima domanda, le mascherine. Dunque, allora è indubbio che diciamo ci siamo fatti trovare impreparati. Però non solo noi, tutto il mondo. In fondo, guardando la Cina, potevamo vedere il nostro futuro. Non c'era un motivo per pensare che se il virus, ed era impossibile che qualcuno infettato non fosse arrivato in Occidente, era impossibile non pensarlo, guardando la Cina non vedere il nostro futuro, ripeto. Però si preferiva non vedere, perché comunque le conseguenze erano drammatiche immediatamente, bisognava bloccare, diciamo, sicuramente mettere in atto delle operazioni anche costose dal punto di vista economico. Certamente forse quello che si doveva fare era bloccare tutta la gente che arrivava dalla Cina, fare il tampone e poi seguire gli eventuali contatti nei positivi. È chiaro che col senno del poi sono, come si dice, sono piene le fosse, quindi è un discorso puramente teorico, però è indubbio che c'è stata una sottovalutazione non solo italiana, è stata globale, addirittura direi che ancora superiore è stata per l'Inghilterra e per gli Stati Uniti, perché se noi vediamo paesi che hanno visto l'Italia, l'Italia appartiene all'ambito occidentale, paesi del tutto omogenei e compatibili dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e così via. Vedere quello che capita in Italia è ancora, diciamo, forse settimane dopo quello che era esploso in Italia, sentire affermazioni del tipo aspettiamo l'immunità di gregge. Vabbè, aspetti l'immunità di gregge vuol dire che aspetti che muoiano 500.000 persone e poi gli altri hanno l'immunità di gregge, ma intanto 500.000 persone sono morte. E poi non è detto che l'immunità di gregge ci sia, perché nessuno lo può dire. Cioè, finché non si lascia evolvere la situazione e non si fanno delle valutazioni scientifiche adeguate, diventa difficile dirlo. Qui è sempre un po' il fatto che, nonostante la prevalenza della mentalità scientifica, direi la presenza più che la prevalenza della mentalità scientifica in Occidente, che ha veramente cambiato il mondo, tuttavia il pensiero scientifico, cioè l'idea di verificare, di fare delle valutazioni concrete, di prendere delle misure, evidentemente diventa difficile da accettare quando va contro degli interessi economici e politici ben definiti. È chiaro che se le mascherine fossero state messe subito e soprattutto diciamo, alle persone che arrivavano soprattutto in primis dalla Cina, e si fossero poi tracciate quelle persone andando a vedere i contatti che avevano e valutandole nel giro di qualche giorno, vedendo se si trasformava, se diventavano positivi i tamponi al coronavirus, quasi sicuramente l'incidenza della malattia sarebbe stata marcatamente inferiore. Del resto mi pare che questo è stato fatto in Avò, in Veneto, e i risultati pare che siano un modello che viene anche in un qualche modo studiato dal punto di vista proprio scientifico e epidemiologico. Bene, direi che raccogliamo ancora queste tre domande che abbiamo e poi concludiamo la serata. Innanzitutto c'è un'osservazione di Ezio che vorrei sapere il tuo parere per vedere se si tratta veramente di una cosa vera o se non, perché però ci sono arrivate una serie di notizie in questi giorni e lui dice che in Australia esiste un farmaco antiparassitario che dovrebbe uccidere il Covid in 48 ore. Mentre Giampiero chiede come mai le donne si sono ammalate, sono guarite in maniera molto più in fretta rispetto agli uomini, cioè sappiamo come mai un tasso di mortalità maggiore negli uomini rispetto alle donne. Mentre David chiede quando il virus mutando potrà infettare una persona che lo ha già contratto e ha superato la malattia. Allora, alla prima domanda l'ho letta anch'io questa notizia. Di fatto si dà già un antiparassitario, anche se non ci sono proprio delle prove assolute della sua efficacia, però per esempio in provincia di Alessandria proprio i medici lo danno preventivamente in chi ha una febbre per esempio e anche non ha fatto il tampone, gli danno mi pare la clorochina, che è un antimalarico, quindi un antiparassitario. Quello dell'Australia l'ho letto anch'io, però io diciamo non saprei rispondere, ma penso che nessuno sappia rispondere, perché per dire se funziona bisogna fare un trial terapeutico. Non è che in campo farmacologico si possano dare delle medicine così basandosi sull'aneddoto, basandosi sulla singola osservazione. Certo, la singola osservazione può far da spunto per fare un programma di valutazione più rigoroso, ma cosa che secondo me non è ancora stata fatta, per quello che so non è ancora stata fatta, quindi lascerei con un punto interrogativo la risposta. Le donne si ammalano di meno e muoiono di meno. Beh, questo è diciamo un destino che è sempre presente in molte malattie, non so se magari è un fattore ormonale per cui l'assetto dell'immunità nelle donne magari appunto a causa di equilibri ormonali è più efficiente nel contrastare il virus. Anche questo direi che però mi spiace dirlo, non si sa in maniera precisa. Poi l'ultima domanda. Ecco, se il virus, se una persona che ha superato la malattia può infettarsi nuovamente. Allora, qui è un mistero, nel senso che intanto vengono utilizzati i sieri dei pazienti che hanno avuto l'infezione da coronavirus e si fa in questo modo quella che veniva chiamata e che si chiama ancora sieroterapia, cioè se io inietto del siero, cioè che è una parte del sangue, la parte non corpuscolata del sangue, se io inietto del siero che contiene degli anticorpi che vanno contro il coronavirus, io posso sperare di combattere il coronavirus. Questo fatto che è stato anche accertato in Cina, ci sono stati dei trial terapeutici e mi pare che abbiano mandato dei sieri immuni appunto di persone che avevano superato il coronavirus anche, mi pare anche in Italia, e questo ci farebbe pensare che indubbiamente diciamo, c'è una immunità che persiste, perlomeno per un po' di tempo, e che può essere utilizzata contro il virus. Questo ci farebbe anche pensare che se una persona ha appena superato l'infezione, ha ancora questi anticorpi, e quindi una nuova esposizione non dovrebbe infettarlo nuovamente. C'è da dire che ci sono state un paio di segnalazioni, molto dubbie peraltro, quindi c'è un punto interrogativo anche in questo caso, di persone che avrebbero avuto una ricaduta da coronavirus, però bisogna vedere se veramente avevano superato la malattia, perché sapete che ci sono anche dei criteri per dire che una persona ha superato la malattia, e il criterio è per esempio di fare 2 tamponi a distanza di tempo, e non è detto che in qualche raro caso, diciamo così, gli accertamenti non siano proprio sicuri al 100%, e che magari questi casi in cui sono state descritte, sono però rarissimi, mi pare 2 o 3, in cui sono state descritte delle ricadute, in realtà non siano state altre che una riattivazione un po' più tardiva di un processo virale che era già presente in precedenza. Direi che quello che si potrebbe dire, sulla base appunto del fatto che comunque il siero contiene gli anticorpi, e sono anticorpi per quanto è possibile capire neutralizzanti, o comunque hanno un effetto, diciamo così, sul virus, questo mi farebbe pensare che una persona che ha superato la malattia abbia una qualche immunità rispetto ad una reinfezione successiva. Bene, grazie. Vedi, non ho attivato il microfono e la rifaccio perché non avevo attivato il microfono, colpa mia, può capitare. La mia domanda per concludere questo evento è una domanda che non ha nessun fondamento scientifico, ma anzi si riallaccia un po' alla storia, a quello che è stato la serata di questa sera. Ti chiedevo, Paolo, secondo te quando sarà finito tutto avremo, tra virgolette, imparato una lezione, cioè ci avrà cambiato a livello sociale, a livello personale, oppure, come probabilmente è già successo, dato che abbiamo parlato di questa ciclicità nella storia, oppure questa ciclicità andrà a scemarsi, a interrompersi fino a quella che sarà poi una nuova epidemia, come aveva giustamente purtroppo detto il sindaco in apertura, ecco. Ma secondo me l'impatto di questa epidemia è stato talmente potente, talmente diffuso, capillare, che qualcosa insegnerà. Bisogna anche dire che molti ragazzi, bambini che si trovano adesso ristretti a casa in un momento della loro vita in cui il sistema nervoso è estremamente plastico, influenzabile, serberanno memoria di quello che è capitato. Di solito uno si dimentica e quindi facilmente, dimenticandosi, perde anche la lezione in un qualche modo, ma io penso che questo virus, questa situazione in cui siamo precipitati improvvisamente, quasi improvvisamente, sia stata talmente di impatto importante che lascerà memoria in tutti noi, e penso che qualcosa insegnerà anche proprio in relazione al rapporto che per esempio bisogna tenere, dovremmo tenere moralmente e anche scientificamente, per esempio nei confronti degli animali e più in generale nei confronti della natura. Anche i cambiamenti climatici e tutti questi grandi problemi dell'ecologia in un qualche modo si legano un po' a problemi di tipo sanitario, tra cui anche la diffusione dei virus. Quindi penso che forse un nuovo atteggiamento nei confronti della natura, nei confronti dell'ambiente potrebbe nascere proprio da un'esperienza così drammatica e così dolorosa. Quindi in questo senso forse sono, non dico ottimista, ma penso che in tutta questa disastro che stiamo vivendo, forse alla fine qualche feedback modestamente positivo ci possa poi essere. Bene. Soprattutto legato ai giovani che lo vivono in maniera molto intensa e inciderà profondamente nel loro sistema nervoso, proprio perché è un sistema nervoso più influenzabile e più malleabile sulla base di ciò che capita nelle loro esperienze di vita. Bene, io ringrazio Paolo, ringrazio tutti quelli che hanno assistito alla trasmissione. Era una prova, per cui non avevamo calendarizzato nulla, ma vi do questa anticipazione: ci sarà un seguito e molto probabilmente cercheremo di trattare sempre per il momento le epidemie sotto vari fattori. Probabilmente il prossimo ospite sarà l'antropologo Marco Aine, docente dell'Università di Genova e antropologo a livello internazionale. Ringrazio tutti, lancio ancora l'invito per favore di rimanere a casa, nonostante il vecchio decreto parlasse della fine del decreto appunto al 3 aprile, è stato prorogato, quindi cerchiamo di rimanere a casa. Abbiamo visto che i numeri stanno leggermente cambiando in meglio, ma lo sforzo di tutti sarà sicuramente sarà pagato. Grazie mille e grazie Paolo per l'intervento, e grazie a voi, essere sempre disponibile per Mornese. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci.